si intitola Writers in Wars. Ne parliamo dando innanzitutto il benvenuto ad Auronda Scalera, che è la direttrice artistica di questa mostra, in studio con noi. Ciao Auronda e buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bentrovata. Saranno oltre Grazie. 30 gli street artist protagonisti. 30, quindi lo spazio è grande, perché solo anche per farli stare tutti insieme contemporaneamente nello stesso luogo bisogna che, insomma, che sia capiente. È molto molto grande. Non tutti e 30, ma due di questi sono qua con noi. Os, bentrovato. Ciao a tutti. E bentrovato anche a un settimo di Studio Sotterraneo. Roberto Farinacci. Piacere. Piacere. Allora, prima di tutto, così come diceva Fabio Luzzetti, cerchiamo di raccontare ai nostri ascoltatori, insomma, che cos'è Visiva e cosa succederà da qui a poco. Allora, Visiva è praticamente uno spazio culturale molto grande che è aperto a Roma nel 2013 e si occupa principalmente, insomma, realizziamo mostre, presentazioni editoriali. Siamo un po', come dire, uno spazio indipendente rispetto, insomma, a quelli istituzionali. E Visiva praticamente nasce da un sogno di 8 persone, perché volevamo fare in un momento di crisi quello che non ha mai fatto nessuno, come dire, anche andare contro quella bruttissima frase che dice che con la cultura non si mangia. E quindi, insomma, di mese in mese ospitiamo delle mostre, degli artisti abbastanza giovani, indipendenti, anche, insomma, delle mostre che arrivano dal MoMA, da San Pietroburgo, dall'Ermitage. Insomma, uniamo queste due anime cercando, insomma, di dare voce a tanti artisti. E il 20 ospitiamo questa mostra che si chiama Writers in Wars, dove ci saranno una trentina di artisti con delle opere in galleria e una 7-8 artisti invece che dipingeranno su Visiva Live, perché Visiva ha tantissimi spazi che non sono ancora stati ristrutturati, quindi prima, insomma, che succeda vogliamo, insomma, farli inondare di arte, di vernice, certo, di vernice e di colore. E infatti i due street artist che sono qui nei nostri studi sono tra quelli che realizzeranno proprio il live painting, sì, in questi casi, insomma, faranno in diretta, il pubblico potrà, oltre a vedere le opere, assistere durante il momento di realizzazione. Iniziamo con Hoss. Sappiamo che tutti quelli che fanno street artist, la maggior parte utilizzano lo pseudonimo, no? Sì, il mio lo tengo da parecchio tempo e comunque... vuol dire in inglese, guarda, peripatetiche, insomma, sono quei ragazzi un po' così, perché io disegno molte donne stilizzate, con belle forme, che, per cercare di ritirare fuori la parte femminile di noi, quella bambina anche. È un modo un po'... è la mia arte, ecco. Il tuo tratto caratteristico... è quello, cioè sì, riconoscibile. Donne nude, abbastanza ancestrali, che ricordano un tempo che fu e ricordano la fertilità, sempre. E generalmente tu dove le dipingi? Dove le... Io sono parecchi anni, ho iniziato con, appunto, Ivan Fornari, che è la paternità di Writers for Words, a Lenny Given Monday. È da 5 anni che dipingo lì e in tanti altri posti, come faccio live painting dentro ai locali, ho disegnato quasi tutti i locali di Roma, e in più faccio pareti di locali, anche murales fuori in giro, perché sono nato come writer in generale. Mentre Studio Sotterraneo sono un vero e proprio, no, collettivo di artisti. Siete residenti al Pigneto, vi chiamate Studio Sotterraneo perché il vostro luogo dove operate è uno studio sotterraneo. È anche un sotterraneo. Sì, sì, sì. Allora, voi come nascete come collettivo? Allora, noi nasciamo all'Accademia di Belle Arti. Innanzitutto ci siamo incontrati tutti lì. Poi abbiamo deciso di incontrarci in questo spazio. E essenzialmente uno spazio prevalentemente pittorico e di incisione, quindi nasce come arte, come quadri innanzitutto. Questa opportunità che poi ci è stata data è nata anche grazie ad uno dei nostri amici, collaboratori, che è Carlo Satoce, che ha cominciato con i lavori per strada sulle serrande, quindi il Pigneto è un po' invasa da queste serrande fatte da Carlos.
Poi successivamente si è unito soprattutto Antonio Russo, man mano faccio anche i nomi dei componenti. Vai. Anzi, che lo saluto, che adesso dovrebbe sta ascoltando. Stare. Sì. E, non ti fanno e tornare poi, in uno studio. Assolutamente no. E poi, grazie a Ivan, appunto, come è stato appena detto, c'è stata data l'opportunità di lavorare al Cube. Noi abbiamo lavorato appunto questo Brothers in Wars. Qui abbiamo cominciato un po' anche... Quindi poi un po' territorio nuovo, quello della street artist, diciamo. E in un certo senso sì, noi abbiamo fatto delle performance nelle quali lavoriamo tutti insieme, anche sono capitati dei contesti per strada, abbiamo lavorato insieme sempre più in maniera pittorica però. Quindi il nostro messaggio nella street art è quello di portare il quadro all'aperto. Di portare è un po' un messaggio da museo all'aperto per strada, quindi lavorare proprio in pittura ma per strada. Allora Auronda, vediamo già da loro due che insomma le tecniche sono differenti, e questo progetto di Writers in Wars in realtà è un progetto che vede questo momento da venerdì a Visiva, ma che è nato 3 anni fa, sì. E che ha, mi sembra, anche l'obiettivo proprio di chiamare a raccolta proprio le tecniche differenti. Quali sono queste tecniche? Allora, prima di tutto voglio ringraziare Ivan Fornari, che è lui l'ideatore di tutto il progetto. E, ci sono tantissimi artisti. Allora, in pratica la mostra è quasi una sua collezione privata. E, ci saranno artisti che disegneranno su cartone, altri che lo faranno live, altri invece su tele. In realtà poi la tecnica credo che gli interessi poco, insomma, ognuno poi ha la sua, certo. E poi si esprimerà come vuole, magari anche improvvisando, che è poi la cosa più bella, perché teoricamente nelle gallerie, nei musei di solito arrivano le opere, però non c'è mai l'artista che fa qualcosa, che realizza l'opera live, mentre invece a Visiva volevamo portare proprio questo messaggio qua, quasi partendo da un pensiero contrario. Spesso come accade proprio nella street artist in generale, in cui quando c'è uno street artist che realizza un'opera ci sono magari curiosi passanti che assistono alla realizzazione. Sì. E poi quella, almeno per noi, non so, magari anche per te, è una delle cose più belle. Cioè, il fatto di lavorare per strada crea subito un'interazione con le altre persone, quindi il lavoro nasce quando alle persone che sono passano. Carabinieri o poliziotti che l'interazione con la gente anche quella è si confronta un po' anche purtroppo con dinamiche di questo tipo. Sì. Sì, si crea proprio un'energia diversa quando ci si trova con persone intorno che amano il tuo lavoro, quello che fai, e sono così interessate. Volevo chiedere a Auronda, la mostra inaugurerà venerdì 21, in realtà gli artisti che realizzeranno le loro opere rimarranno lì anche nei giorni successivi, cioè sì. Ci sarà un periodo durante il quale è possibile vederle all'opera. Sì, fino al 26 è possibile vedere la mostra, alcuni verranno anche prima del 20, cominciando insomma a realizzare le opere, e alcuni anche insomma continueranno a realizzarla nei giorni dopo, insomma ci saranno vari spazi che sono da alcune parti del terrazzo, l'entrata, poi sul terrazzo ci sono degli elementi strani che non so neanche come definire, che verranno dipinti sempre dagli artisti. Ecco, diciamo, nell'assegnazione per ogni artista del proprio spazio siete stati voi ad assegnare oppure avete lasciato loro? Siamo stati noi e loro un po' insomma assieme, e poi comunque ci aspettiamo anche delle cose a sorpresa, perché già sappiamo, insomma già è successo a Visiva e ci sono stati dei disegni a sorpresa e ci siamo trovati. Tra l'altro studio sotterraneo, Carlos, sì. Mi aveva accennato che non si sa quando e non si sa come, a un certo punto ci ritroveremo la Serranda dipinta, non il 20, ha detto una notte verrò e sì, poi il giorno dopo vi sveglierete. Tipo Zorro arriva. Così. 30 artisti, dicevamo, anzi più di 30, sì. Che provengono da dove e da quali esperienze? Allora, molti, insomma, alcuni sono autodidatti, altri vengono dall'accademia, altri, insomma, hanno fatto altri studi, insomma, che non sono artistici, insomma, come un po' tutti gli artisti, la formazione è varia. Alcuni sono italiani, altri no, insomma, è abbastanza internazionale come gruppo d'artisti.
Allora, per quello che riguarda gli spazi che sono invece assegnati a voi due, sapete già qual è il vostro luogo di intervento? Partiamo da HOS. Ma io una parte sì, ne ho parlato, è un muro basso e lungo, e quello sarà solo uno di quelli che farò, perché ne farò almeno un paio di cose. E sì. E sul basso e lungo avevi già lavorato? Sì, una bella donna sdraiata, molto sensuale, piacevole da vedere, non mai troppo esagerata. E poi no, quello che mi viene veramente, quello che mi viene in mente, lascio proprio libera la fantasia ed è meglio così. Invece nel caso di studio sotterraneo, che spazi andrete? Nel caso di studio sotterraneo, noi lavoriamo... Beh, come sempre, nel senso che il nostro modo di lavorare è bello, nel senso che nessuno diventa protagonista nel lavoro, questo è quello che ci piace. Nessuno copre l'altro, ma semmai evidenzia il lavoro dell'altro, quindi poi solitamente a fine lavoro sembra quasi un lavoro fatto da una organico, persona sola. Esatto. Quindi questo è il bello. Il fatto dello spazio, beh, sicuramente lo spazio è bellissimo e comunque abbiamo lavorato in diverse situazioni, quindi ogni spazio poi ci porterà un tipo di lavoro diverso, un tipo di approccio diverso col tipo di parete. Ecco, il fatto della prevaricazione, no? Qualcuno percepisce, diciamo, la street art in se stessa un po' come una prevaricazione, perché è in qualche modo un gesto pittorico, un gesto artistico che è volenti o nolenti sotto gli occhi di tutti. Però tra gli street artist c'è molto il senso del rispetto dello spazio reciproco. Sì. Ecco, in questo come stanno procedendo i lavori di sì. organizzazione? No, di questi... devo dire che davvero c'è una specie di legge tra di voi, nessuno si prevarica sull'altro, nessuno disegna sul disegno dell'altro, nessuno lo cancella su questa cosa, sì, è vero, c'è un... una deontologia. Fatta la differenza tra la street artist e i muri imbrattati, insomma, sì. Spesso si confondono. Si confondono un po' le due. Sì, ci sono sì. bei disegni. Allora, l'unica cosa che posso dire è che forse ci sono dei collezionisti invece che rubano queste opere dalla strada e hanno queste collezioni di opere rubate di street artist, però si arrabbiano. Casa, sì, sì, sì. Si può sì. staccare un intono. Oppure staccano, sì, sì, sì. Non è il caso di Ivan Fornari, però. No, ancora non lo so, ancora non lo sappiamo. E allora, appuntamento con Writers in Wars da venerdì, giusto? Sì. Da venerdì fino al 26, sì. Quindi pochi giorni tutto sommato. Le mostre di solito durano mesi, invece voi avete concentrato il tempo anche in uno spazio abbastanza ridotto. Come mai? Beh, in realtà perché c'era l'aspetto live e quindi insomma ci dava anche l'idea di fare una mostra più breve, visto che comunque le persone dovevano venire a vedere gli artisti nel mentre insomma in cui realizzavano le opere. E quindi l'occasione si svolgerà in questi 6 giorni, dal 20 al 26, in via Assisi numero 117 presso Visiva. Grazie ancora per essere stati con noi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, grazie Grevi. Ciao.